sono due docenti universitari, insegnano entrambi sociologia all'Università Cattolica di Milano, ma che hanno anche un percorso umano ben incardinato in questo loro percorso professionale. Sono sposati, marito e moglie, hanno 5 figli propri e 2 in affido e vivono un'esperienza comunitaria molto bella insieme ad altre famiglie, ospitando famiglie di immigrati. Quindi anche un tessuto personale che conferma la loro esperienza professionale che si salda con essa. E allora, accogliamo qui con un grande affettuoso abbraccio, l'abbraccio di Romena, Mauro Magatti e mi sono perso e Chiara Giaccardi, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. Sì. Si sente. Comincio io perché sono il sesso debole e quindi parlando di debolezza, prima le donne. E prima di tutto, oggi è la festa della mamma, volevo fare un augurio grandissimo a tutte le mamme che non sono solo le donne che hanno partorito, ma che sono le donne che hanno allevato figli non propri, sono le maestre che hanno educato i loro bambini come se fossero figli, sono le suore che hanno accolto e accompagnato le persone. Quindi a tutte le mamme un abbraccio grande. Noi ci siamo divisi un po' il lavoro, prima lo sguardo femminile e poi lo sguardo maschile su questo tema della forza e della debolezza, quindi diremo le stesse cose in maniera diversa, perché anche quando siamo d'accordo in realtà parliamo sempre lingue differenti e questo è anche bello. Stamattina dicevo a Don Gigi scherzando che mi ha rubato tutti gli scoop, perché io volevo citare Nietzsche, Alda Merini e fare un discorso sulle parole spogliate. Lo farò lo stesso nel mio modo, però è anche bello che, come abbiamo sentito ieri, tante cose risuonino, no? si riagganciano l'una all'altra. Noi è la prima volta che veniamo e per noi è comunque un luogo dove ci si sente immediatamente in qualche modo a casa, in qualche modo in mezzo a persone che ti guardano con benevolenza e che ti accolgono. Noi siamo professori e quindi non parleremo della nostra esperienza, anche se le parole che diciamo sono il frutto dello studio, della riflessione, del confronto, ma anche della vita e di quello che la vita ci ha insegnato. Quindi spero che questo sapore di esperienza venga fuori anche dalle nostre parole. Però quello che ci piaceva fare oggi è come se appunto le esperienze che abbiamo raccontato ieri, bellissime, fortissime, destabilizzanti per tanti aspetti, fossero come tante pietre preziose. E quello che vorremmo cercare di fare è costruire una specie di cornice per valorizzare e per collegare un po' le esperienze che abbiamo raccontato, perché non sono solo la storia di Anna, la storia di Wolfgang, ma sono momenti in cui la vita e la morte si sono toccati, in cui è toccato scegliere se vivere o morire, molto concretamente, e in cui, scegliendo di vivere, la vita ha portato al di là di sé. E quindi quello che noi vorremmo fare è cercare di tracciare appunto una cornice che valorizzi le singole esperienze ascoltate, che aiuti ciascuno di noi, compresi noi, a portare a casa qualcosa da queste giornate, un sapore, un profumo, una speranza che ci sostenga nella nostra fragilità, nella nostra debolezza, e che ci renda forti di una forza che non è nostra, ma è quella appunto dell'amore che ci sostiene, che ci siamo scambiati, che ci siamo raccontati. Come vi dicevo, mi ha rubato un po' lo scoop Don Gigi, perché io volevo iniziare proprio parlando delle parole che noi usiamo anche per raccontare, a cominciare proprio dalle parole di forza e debolezza, perché
Due cose volevo dire sulle parole. Primo, che le parole non sono i termini tecnici che il linguaggio scientifico ci sta abituando a usare. Si potrebbero aprire tantissime parentesi, ma quando parliamo, non so, del gender, noi pretendiamo di dire che maschio è questo, femmina è questo, e guai a chi fa confusione. Ma in realtà le parole non sono delle etichette che noi appiccichiamo sulle cose e che le contengono perfettamente. Le parole sono dei simboli, sono delle finestre che ci aprono su dei mondi che sono inesauribili. E quindi dobbiamo un po' riabituarci ad aprire le parole. Don Gigi diceva a spogliarle, io dico a spaccare questa crosta di abitudini, di luoghi comuni che sulle parole si è costruita. E questo ci aiuta, perché il linguaggio è un deposito prezioso di sapienza, di esperienze, di cose che il tempo ci tramanda come dense di valore. E quindi interrogare le parole, riabituarci a rinnovare le parole che noi usiamo, è un primo movimento importante. Allora, la parola forza ha una radice sanscrita che significa fermo. Chi è forte è fermo, è solido. E questo è, diciamo, una qualità desiderabile. Però ciò che è fermo e solido non si sposta, non si muove. E questo è il lato debole della forza. Perché la forza implica una immobilità, un non lasciarsi modificare dall'esterno e quindi un rimanere uguali a se stessi, un rimanere appunto immobili. E invece debole viene da de abeo, cioè abeo è avere e de è ciò che appunto indica una distanza dall'avere, no? Ed è una parola molto bella, debole, debolezza, perché non significa semplicemente non avere, ma significa avere in un modo diverso, in un modo paradossale, avere nella forma dello spossessamento. E se ci pensate, il Vangelo è ricco di queste storie di spossessamento, a parte la frase chi vuole, io la dico così, chi vuole trattenere la propria vita, quindi chi vuole tenerla, afferrarla, tenerla salda in mano, la perde, e chi invece è disposto a perderla, a lasciarla andare, a non averla, la trova. Ma anche appunto tante frasi, tanti episodi del Vangelo, no? Da quando la donna che vede Gesù risorto lo vuole trattenere, lui dice no, li metangere, non mi trattenere, lasciami andare, perché soltanto così poi mi puoi continuare a cercare. O l'episodio della trasfigurazione dove si vorrebbero fare le tre tende perché quel momento è così bello che lo si vuole fermare lì. Ma nel momento in cui noi pensiamo di essere arrivati, di poterci fermare, di essere forti, è quello il momento in cui rischiamo di perdere ciò che abbiamo almeno potuto vedere, intravedere, se non possedere. E questo vale per la nostra vita, per qualunque cosa, vale per l'amore coniugale, cioè non puoi pensare che il matrimonio è il punto di arrivo, è il punto di inizio di un'avventura in cui tu continui a cercare ciò che sai che non potrai mai veramente avere. La comunione con l'altra persona è un miracolo che succede, ogni tanto succede, dice allora è possibile, quindi lo posso continuare a cercare. Però noi appunto abbiamo nella forma di un avere che è sempre limitato, che non è mai pieno, e proprio perché non siamo pieni siamo capaci, non nel senso di potere, ma nel senso di accogliere, come è capace un vaso, come è capace un recipiente. Allora la debolezza è questo non avere, o questo avere diversamente, o questo avere solo un po', che ci rende poi capaci di accogliere ciò che è altro da noi, ciò che non siamo noi. E questa è la forza. Perché se noi fossimo fermi, immobili, pieni di noi stessi, se noi non avessimo questa capacità di poter accogliere, proprio perché non abbiamo nemmeno noi stessi fino in fondo. Un poeta che io amo, anche se dicono che è un poeta maledetto, ma
ma in realtà parla delle nostre vite, che Arthur Rimbaud dice: io e altro. Cioè, noi non possediamo nemmeno noi stessi, siamo stranieri a noi stessi. Tante volte ci diciamo: ma sono io che ho fatto sta cosa, ma sono io che ho detto queste parole, ma io chi sono? No? E questa alterità ce l'abbiamo prima di tutto dentro di noi. Però questo paradossale intreccio di avere e non avere ci rende capaci di accogliere altro, e questo altro è l'incontro, è il luogo che ci mette in movimento, che ci mette in cammino. Quindi questa è una prima piccola riflessione legata alle parole che volevo farvi, perché è importante, scusate che intanto devo recuperare qualche appunto, perché ci mette in condizione di ripensare anche queste due parole come due finestre su mondi, due finestre che ci aiutano a vedere le cose un po' diversamente. Vi dicevo uno sguardo femminile perché io credo che non esista la realtà oggettiva, ma che esistano tanti sguardi sulla realtà, e ogni sguardo è situato in un corpo, è situato in una storia, in una biografia. E le donne hanno un corpo che è diverso dagli uomini, hanno un corpo in cui la debolezza è in qualche modo iscritta, perché noi ogni, vabbè io non più, ma insomma le ragazze, le donne giovani fino a un certo punto sanno che ogni 4 settimane sono mezze inabili, perché sono deboli, perché hanno mal di testa, perché non si sentono bene, perché non possono fare quello che vorrebbero, come vorrebbero. E quindi questo senso della propria, diciamo, fragilità, e del fatto che ci sono cose che non dipendono da noi e che comunque ci condizionano pesantemente, questo forse noi ce l'abbiamo più degli uomini, e questo ci aiuta anche ad aiutare gli uomini a essere un po' meno ridicoli. C'è una poesia molto bella di Emily Dickinson che vi volevo leggere, è una delle mie poetesse preferite, una donna, che dice: io sono nessuno, tu chi sei? Sei nessuno anche tu? Allora siamo in due. Non dirlo, potrebbe spargersi la voce. Che grande peso essere qualcuno, così volgare, come una rana che gracida il tuo nome tutto giugno ad un pantano in estasi di lei. Allora, quante rane che gracidano nel pantano in estasi di se stesse conosciamo, e quanto appunto ridicolo è tutto questo, no? La debolezza ci aiuta anche a non essere grotteschi, a essere consapevoli, a prenderci un po', diciamo, con ironia, a non gonfiarci appunto come dei rospi, come delle rane nello stagno. Questo miscuglio di cui vi parlavo, no? Di avere e di non avere, di forza e di debolezza, questo paradosso che è la nostra vita, perché la nostra vita non è il bianco e il nero, il giusto e lo sbagliato. Mi è piaciuto molto quando Don Gigi ci ha fatto vedere la chiesa di Romena e ci faceva vedere i capitelli, e nei capitelli c'è il diavolo e gli angeli, c'è l'aquila della morte e l'albero della vita, e stanno insieme. Noi pensiamo che si possa separare il bene dal male, eliminare il male, ma non si può, perché sono parte, la vita e la morte sono una cosa sola, sono due facce dell'esistenza umana. E la concretezza è questo miscuglio, mentre l'astrazione è la separazione, trarre, tirare fuori. La cosa bella di Romena è che è concreta, che non solo perché ci sono le persone, ma perché tutto parla della complessità del mondo, della contraddizione del mondo, ma anche della bellezza. Scusate che faccio un po' la professoressa, ma so che qualcuno qui ci sarà che apprezza quello che sto per dire. La saggezza della lingua. Nella lingua latina ci sono dei verbi, che sono i verbi deponenti, che non sono né attivi né passivi.
Cioè ci sono i verbi attivi che sono i verbi della potenza, ci sono i verbi passivi che sono i verbi appunto della passività, quindi della, dell'impotenza, e ci sono i verbi deponenti che hanno la forma attiva ma il significato, no scusate, la forma passiva ma il significato attivo. E guarda caso tutti i verbi esistenzialmente più rilevanti sono così: nascor, nasco, morior, experior, faccio esperienza, sequor, seguo, pensate alla sequela. Sono allora questi verbi che sono i verbi della concretezza, che ci dicono che la nostra vita è un impasto, non siamo mai né pienamente attivi, non siamo onnipotenti, ma non siamo mai nemmeno necessariamente sempre vittime. E la nostra, diciamo, capacità è proprio quella di prendere delle iniziative sapendo che il risultato non dipenderà solo da noi. Come diceva Martin Luther King, fare il primo passo anche se non vediamo tutta la scala, affidandoci alla speranza di poter continuare a camminare. E questa è la nostra vita, cioè è questo miscuglio, è questo paradosso, e imparare ad abitare questo paradosso con serenità, senza pretendere di controllare ogni cosa, di possedere ogni cosa, è una forma di liberazione grandissima che si impara con l'esperienza, ma che ci si può anche aiutare a vicenda un po' a raggiungere. Ed è un'esperienza, penso, di tutti, non so, pensiamo ai genitori. A me capita di andare a fare conferenze su come si educano i ragazzi all'uso delle nuove tecnologie, oppure ci capita di andare a fare discorsi sulla famiglia, la crisi della famiglia e come si esce dalla crisi della famiglia. E naturalmente si è bravissimi, no, a raccontare ad altri come quello che devono fare. Poi arriviamo a casa e ci scontriamo con i nostri fallimenti, no, con la nostra incapacità, col fatto che si educano sempre molto meglio i figli degli altri rispetto ai propri. Ecco, tutto questo fa parte di questo impasto, no? Ed è anche di questa accettazione del fallimento come parte, come dire, del nostro cammino. Noi viviamo in un tempo in cui la realtà è aumentata, si parla proprio di augmented reality, no? La realtà aumentata dalla tecnica, dove ci dicono che possiamo potenziare le nostre capacità con protesi, con strumenti, con dispositivi, e quindi è la tecnica che ci renderà più forti, forse anche immortali, forse anche capaci di fabbricare la vita, che ci renderà Dio in qualche modo. Ecco, questa è la tentazione del serpente, no, della Genesi. Il serpente non è che inganna Adamo ed Eva perché gli dice una bugia, ma inganna Adamo ed Eva perché li separa da Dio, li separa dal mondo in cui si trovano, li separa tra di loro, perché poi si accuseranno a vicenda. E quindi separare, cioè astrarre, cioè pensare appunto che qual è l'inganno del serpente? Dice Adamo ed Eva: ma allora se voi non potete essere tutto, se non potete avere tutto, allora non siete niente. E questo è l'inganno del serpente. Invece noi non potremo mai essere tutto. La tecnica ci racconta questo inganno del serpente, ci dice: no, voi potrete essere tutto, potrete essere invincibili, immortali, potrete fabbricare la vita. Questa è la realtà aumentata dalla tecnica. La via, e questa è una realtà disumana, perché ci rende macchine, ci rende pezzi sostituibili, rende una parte dell'umanità pezzi di ricambio per l'altra parte, rende gli uteri delle donne separabili e affittabili, cioè è disumana, no? Questa realtà è aumentata solo in un certo senso, solo nel senso della potenza. E poi c'è un altro modo invece di aumentare la nostra realtà, riconoscendo la debolezza, non negando il limite, non desiderando un tempo in cui ogni limite sarà superato, ma riconoscendo che questo limite appunto apre uno spazio in cui noi abbiamo bisogno degli altri. Pensate alla pedagogia implicita della pubblicità, che ci dice per l'uomo che non deve chiedere mai, o che ci dice tutto intorno a te, power to you, e tutte queste cose che noi ascoltiamo, che ci entrano dentro, perché in fondo tutti noi siamo un po' anche
inevitabilmente delle spugne, ma non entrano solo dentro di noi, entrano dentro anche nei preti, nei vescovi, nei cardinali, cioè in tutti, nessuno è immune da questo. Ecco, tutta questa pedagogia ci dice che se noi abbiamo bisogno degli altri ci dobbiamo sentire un po' umiliati, che l'ideale è l'autonomia, non aver bisogno di nessuno, non dovere niente a nessuno. Ecco, una società così è tristissima. Qual è appunto l'ideale? Che ciascuno si fa i fatti suoi, che nessuno mi deve dire cosa devo fare, che io non devo niente a nessuno. Ecco, invece riconoscere la debolezza è riconoscere che invece noi abbiamo bisogno degli altri. E questo invece che farci sentire umiliati, ci può far sentire grati, ci può far sentire felici che la nostra realtà non sia aumentata da dispositivi tecnici che ci consentono di superare i nostri limiti, ma da altri che ci tirano fuori dalla prigione di noi stessi, dalle nostre incapacità. Quando eravamo ragazzi con Mauro, perché noi siamo sposati da 33 anni, ma ce ne sono 7 prima, cioè praticamente non mi ricordo più cosa c'era prima, però prima di che arrivasse Mauro. Però io mi ricordo che da piccola avevo avuto un incidente di macchina, non gravissimo, però che per me era stato traumatico, e mi ero detta io non guiderò mai la macchina. E poi quando avevamo 18 anni, e lui diceva dai prendi sta patente, ti aiuto io, dicevo no assolutamente, non, perché devo per forza guidare, io non lo voglio fare, sono libera di non farlo. In realtà, come spesso succede, quando noi diciamo faccio questa cosa perché mi va di fare così, siamo vittime delle nostre paure, dei nostri traumi, no? Quindi spesso chiamiamo libertà ciò che invece è una diversa schiavitù. Comunque lui mi diede un po' un ultimatum dicendo o così o se no ciao. E quindi insomma con una grande fatica sulla sua 500, anche difficile perché bisogna fare la doppietta e tutto, in maniera diciamo non proprio da pilota di Formula 1 ho imparato a guidare. E per fortuna, cioè devo ringraziarlo di questo, perché anche con la famiglia che abbiamo sarebbe impossibile la gestione della quotidianità se non potessi andare a fare la spesa con la macchina o se non avessi potuto accompagnare i bambini a scuola, eccetera. Quindi in realtà questa forzatura che lui ha fatto su di me, questo è un esempio molto quotidiano, molto banale, però significativo, cioè se non mi avesse forzata, cioè se non mi avesse in qualche modo appunto obbligata a fare qualcosa che non volevo, ma non volevo perché ne avevo paura, io non sarei libera come sono adesso. Quindi questo per dire che è sempre l'altro che ci libera, che ci rende, che accogliendo le nostre debolezze ci aiuta a non rimanerne schiacciati. E questo è il movimento della realtà aumentata dall'amore, della realtà aumentata dalla capacità dell'altro di guardare con benevolenza e non con disprezzo i nostri limiti, di accarezzarli e di accompagnarli a far sì che non ci schiaccino. Un'ultima parola, forse una penultima, volevo dire, perché la debolezza appunto può essere il limite, e questo lo diceva molto bene Wolfgang ieri, no? Diceva che il limite noi non lo possiamo rimuovere, cioè la nostra vita è impastata di limite, possiamo solo decidere come il limite condiziona la nostra vita, quindi se la blocca, se la spegne, oppure se troviamo una via diversa per andare oltre questo limite. Quindi da una parte il limite c'è e dobbiamo imparare a riconoscerlo, a sorridergli, a non rimanerne vittime. Però c'è anche dell'altro nella debolezza, no? La debolezza è anche la sofferenza, qualcosa che noi avremmo, cioè che avrebbe potuto non capitarci. Le storie che abbiamo ascoltato ieri sono terribili, no? Qui non si tratta solo del limite personale, ma si tratta della vita che ti colpisce forte, ti colpisce ripetutamente, e questo, come dire, è qualcosa che non può essere semplicemente liquidato con delle belle parole, dicendo che la sofferenza ci tempra e che la sofferenza ci rende saggi. C'è una poesia di William Butler Yeats che dice: se la sofferenza porta saggezza, vorrei augurarmi di essere meno saggio. Cioè chi desidera la sofferenza? Chi dice sì, le prove mi tempereranno? Ovviamente vorremmo poterne fare a meno, e il rischio è anche che
come dire, le persone che si avvicinano per consolarci facciano più danno. Anche qui Shakespeare dice: tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano. E molto spesso rischiamo di essere retorici. C'è una poesia molto bella di Emily Dickinson che dice: a un cuore in pezzi nessuno si avvicini senza l'alto privilegio di aver sofferto altrettanto. È facile consolare l'altro e dire parole. Spesso anche noi cattolici siamo specialisti nella consolazione, diciamo, edificante. Dio ti ha dato questa prova perché sa che la potevi sostenere, e cose del genere, no? Ecco, però questo non vuol dire che non possiamo, anche se non abbiamo, non so, perso un figlio personalmente o avuto una delle prove che abbiamo anche ascoltato ieri o delle tante che di cui abbiamo notizia, questo non vuol dire che non possiamo accompagnare, stare vicini, anche in silenzio o anche con delle parole che non siano retoriche. Mi viene in mente quando Gesù portava la croce e l'uomo l'ha aiutata a portare, non ha potuto toglierla, però portarla insieme e in qualche modo renderla un pochettino più leggera. E un altro poeta, anche lui alle soglie della pazzia, come Alda Merini che ha citato stamattina Don Gigi e come i matti di cui ha cantato ieri Simone, anche Rilke che è stato in manicomio, dice: non crediate che colui che tenta di confortarvi viva senza fatica in mezzo alle parole semplici e calme che qualche volta vi fanno bene, altrimenti egli non avrebbe potuto trovare queste parole. Quindi a volte anche chi non ha attraversato lo stesso dolore può dire una parola che non sia retorica, che non sia edificante, che sia come un po' come una carezza. E io credo che questa sofferenza che non cerchiamo sia la sfida più difficile che ci mette di fronte appunto a questo bivio. L'ha detto bene anche ieri sera Simone al concerto, no? Quando ti succede una cosa che ti distrugge la vita che desideravi, la vita che avevi immaginato, hai due possibilità: o muori o ti spegni, oppure cerchi di rinascere diverso da come ti eri immaginato. E in questo tentativo, che non puoi mai fare da solo, che ha bisogno di un incontro, di qualcuno di un'ostetrica che ti tiri fuori da questo grembo di buio in cui sei precipitato, allora in quel movimento lì può nascere una vita che può avere una sua bellezza pur senza cancellare il dolore. Ecco, questo io credo che sia l'unica consolazione, tra virgolette, insieme all'altra, che è quella che Gesù ha attraversato tutti i tipi di sofferenza che noi possiamo incontrare. Li ha già attraversati prima per noi, il tradimento degli amici, la calunnia, fino appunto alla morte innocente. Quindi in questo verbo sequor, in questo verbo deponente, che mescola un'azione, perché per seguire devi decidere di fare un passo in una direzione, quindi devi prendere un'iniziativa, ma nello stesso tempo lasciarti portare da qualcosa che è più grande di te, tu lo sai, però ti fidi. Ecco, allora, perché Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, e non dice: io sono la verità e quindi la via? Perché soltanto facendo questo movimento, che è fatto col corpo, che è fatto con la fatica, col sudore, mettendoci proprio fisicamente in cammino per questa via, seguendo, allora possiamo arrivare alla verità. Da fermi, da forti, da immobili, alla verità non ci arriveremo mai. Io forse mi fermo qua. Grazie. E passo la parola al lato forte della coppia. Questo duetto, diciamo così, che ci capita ogni tanto di fare. Naturalmente cercheremo di non essere troppo ridicoli, visto che siamo stati presentati come tali. Ma no, ma stiamo scherzando, diciamo. Non era
stavamo cercando di cambiare il ritmo. Beh, no, io la mia debolezza e la mia forza, l'ha detto prima Massimo, giusto? Per una comunità umana è una frase scandalosa, non è che si può dire così, come la stiamo dicendo noi, cioè è una frase scandalosa, è uno scandalo, non si può dire, diciamo. Perché come esistenti è esattamente ciò che rifugiamo. Tutti noi rifugiamo la debolezza. È la nostra, come dire, il senso dell'esistenza, forse prima Chiara diceva, faceva questa distinzione tra il maschile e il femminile, diciamo, per un maschio è così. Oh. La debolezza, la precarietà è tutto ciò che vogliamo rifugire. E dunque, diciamo, la mia riflessione maschile è come si fa a dire questa frase e a stare addirittura qualche 200 persone, non so quanti siamo, per due giorni a dire la mia debolezza, la forza, siamo tutti d'accordo. Una roba abbastanza strana, cioè potrebbero filmarci, diciamo, questi sono un gruppo di matti, diciamo, fuori di testa. No, no, ma non sto scherzando, nel senso che in realtà, diciamo, sempre dal punto di vista ridicolo maschile, se prendiamo l'altra, diciamo, il reciproco, no? Che bisogna essere forti, perché i maschi sono insegnati, sono educati a essere forti. In forme diverse nel tempo, ma il maschio è educato a essere forte. Mi ricordo ancora adesso i miei figli, cioè mi ricordo quando facevamo le gite, tutta la famiglia, un casino, capite, erano tanti figli, cioè, roba casina. Cioè l'unico credo, perché mia moglie è una serena moglie, cioè vive in un certo mondo che è suo, non è il mio, chiaramente, no? E allora chi doveva tenere insieme tutte le cose era sottoscritto, no? Cioè doveva tenere insieme 74.000 cose, dovevo essere forte per la famiglia, e quindi oggettivamente un po' mi innervosivo quando c'era da tenere, cioè un po', perché era un casino, cioè adesso sono grande, cioè, era un vero casino, no? E naturalmente un po' mi innervosivo, mi giravano, no? E vabbè. Il maschio deve fare quella roba lì, giusto? Massimo, dammi conforto. Anche tu lo fai, no? Bene, grazie. Ecco, ma questa roba qui naturalmente nasconde anche una nevrosi. Cioè, l'essere forte, c'è un punto di ombra, no? Forse, vabbè, diciamo, tutti noi nella nostra vita, e questo vale per i maschi e per le femmine, no? Avvertiamo che questo invito della nostra esistenza a essere forti ha un punto oscuro che vorremmo cancellare. Perché sappiamo, anche se non lo confessiamo, ho appena detto che nelle comunità umane dire questa frase è scandalo, perché noi volendo essere forti a livello individuale, ma poi a livello anche di società, esattamente facciamo di tutto per non vedere quel punto oscuro e diventiamo nevrotici, come degli animali braccati, se volete, oppure dall'altra parte diventiamo violenti perché non vogliamo vedere quel punto lì. Lo sappiamo in fondo, ma non lo vogliamo ammettere, diciamo. In realtà c'è un punto, no? Dietro questa riflessione, dietro questa frase così indicibile, dal mio punto di vista, e il punto è che la nostra comune condizione come esseri umani è di essere infondati.
cioè di non avere fondamento. Siamo infondati. Oppure, come dire, ha detto Don Gigi prima nell'Odi, no? Noi siamo sospesi nel vuoto. La nostra esistenza è sospesa nel vuoto. Oh, guardate, anche chi dice di essere religioso, spesso la religione tappa questo vuoto e fa esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare. La religione, come dice anche Papa Francesco, non è un tappabuchi, non tappa il vuoto. Se la religione tappa il vuoto è un'altra roba, è una ideologia, è un idolo. La religione non tappa nessun vuoto. Io sono meno bravo con le poesie, ma mi sono preparato per fregare mia moglie. E allora mi sono andato a prendere Leopardi, naturalmente scopezzando su internet. Cioè, come i nostri studenti fanno, siamo bravissimi perché c'è internet. E allora Leopardi dice su questo senso, no? Si intitola A se stesso. Or poserai per sempre, stanco mio core, perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei. Perì, ben sento, in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti. Non val cosa nessuna, i moto tuoi, né di sospiri è degno alla terra. Amaro è noia, la vita altro mai nulla, e fango è il mondo. T'acquieta ormai, dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te la natura, il brutto, poter che ascoso ha come un danno impera, e l'infinita vanità del tutto. Questo è quello che noi siamo, cioè siamo sospesi sul vuoto, nel vuoto. Allora, diciamo, tutto quello che facciamo culturalmente, socialmente, individualmente, è cercare di nascondere questo vuoto. Perché non possiamo guardarlo, capite? È una cosa che ci terrorizza. Terrorizza la nostra singola vita e figurarsi le nostre società. Andate in giro a dire questa cosa, vi prendono per matti. Sì, qui siamo in un ambiente, possiamo dirlo, no? Ma non si può dire lì fuori che la debolezza è la tua forza. Non si può dire. Domani mattina andate in ufficio, per chi lavora, e dite la debolezza è la mia forza. Dice, vabbè, è andato fuori di testa, cioè, no? Date a dirlo, non si può dire, lì fuori non si può dire, chiaro? Non si può dire, tantomeno oggi, nella società della tecnica, in cui l'essere forti è fondamentalmente la certezza che noi abbiamo che è la tecnica, il nostro Dio onnipotente che ci rende forti e che sarà in grado di risolvere qualunque nostro male, diciamo così. Dunque tutte le nostre forme storiche in tutte le epoche non fanno altro che in qualche modo nascondere questo vuoto, questa debolezza. E oggi la forza è potere disporre di mezzi, di persone, avere salute. Il culto della performance è l'idea della forza di oggi, no? Dobbiamo sempre essere performativi, dobbiamo sempre funzionare. Invecchiare è brutto per questo, no? Perché oggi invecchiare, e lo dico a molti di voi che non sono proprio giovanetti, significa vergognarsi, perché si è destinati al non funzionamento. E quindi, fondamentalmente, tutti noi sappiamo, anche se non ce lo diciamo, che invecchiando è una vergogna, il che chiaramente dice che viviamo in un mondo assurdo. Perché in un mondo in cui ci diciamo, in cui non ci diciamo, ma sappiamo tutti che perdere performatività è una cosa di cui bisogna vergognarsi, è un mondo
fuori di testa. Allora forse, diciamo, questa frase scandalosa è un punto di critica pazzesca per la nostra vita personale, il nostro mondo, l'epoca che viviamo, diciamo così, no? Non possiamo dirla tanto, cioè, la nostra debolezza, la nostra forza, tra la la, no, cioè, è una roba un po' più complicata, cioè, una roba che, diciamo, boh, c'è scritto lì, non so se si può dire. Ieri, perché Chiara l'ha detto, la poesia dei Leopardi lo dice, no? Perché la vita e la morte costituiscono un anello che non si può sciogliere. Cristicchi ieri a un certo punto ha citato la morte di suo padre a 12 anni, no? La vita e la morte costituiscono un anello che non si può sciogliere. Questo per me sta dietro a questa frase, che la mia debolezza è la mia forza. Ed è una cosa misteriosa per quanto mi riguarda dire questa frase, che la vita e la morte sono un anello che non si può sciogliere. E anche il senso di che io riesco a dare al termine resurrezione, diciamo, no? Perché sennò è una specie di leggenda, diciamo. Ecco, allora, stiamo lavorando anche nel nostro gruppo, all'università, su una certa cosa di questo. Non parlo naturalmente, ma mi porta a fare un commento, che dire la mia debolezza, la mia forza è un altro modo di dire uno degli elementi centrali dell'annuncio evangelico, della buona notizia evangelica, del Vangelo, della buona notizia, che Chiara l'ha già citato, è chi perde la sua vita la trova. È un altro modo di dire la stessa frase. Ahimè, la maggior parte di noi è stata educata in una chiesa che ti ha insegnato che questa frase vuol dire che significa che bisogna sacrificarsi. Cioè, perdere la vita, chi perde la vita la trova vuol dire che bisogna sacrificarsi, che è importante rinunciare per gli altri, sì, a parte il paradiso, ma insomma che bisogna. Massimo Recalcati, che è un amico anche nostro, ha scritto questo bel libro contro il sacrificio, contro questa etica sacrificale, poi sbagliando il finale, ma insomma questo momento è molto... Ma, però contro questa etica sacrificale non vuol dire quella frase, che perde la sua vita la trova, che bisogna sacrificarsi. Io credo che sia un'interpretazione del tutto fasulla. E allora cosa può voler dire, diciamo così? Se è vero quello che ho cercato di dire prima, che questa frase che è scandalosa perché noi rimuoviamo continuamente quel vuoto dentro cui la nostra vita si svolge, su cui la nostra vita si svolge, e lo facciamo individualmente e collettivamente a livello di società, ecco, forse allora riusciamo a comprendere che la vita si svolge facendo un passo che non è assicurato. È quella lì la vita. E fare un passo senza sapere con certezza che allungando il piede troverai ancora terra. E che l'unico modo di vivere in questa sospensione è fare questo movimento di affidamento. E la parola affidamento è la parola fede. Fede è il contrario di quello che viene detto. Fede non è aderire a qualche cosa, degli insegnamenti, che sono tutte cose utili, non è che voglio dire. Ma fede è imparare che la vita è questa sospensione nel vuoto e che, diciamo, chi perde la sua vita la trova significa che
siamo tutti invitati a imparare a fare quel movimento che come esistenti rifiutiamo, perché siamo consapevoli della nostra esistenza e quindi non ci viene per niente disporgerci al di là della nostra esistenza, anzi ci viene di rinserrarci nella nostra esistenza, di trattenere la nostra esistenza, e quindi non siamo capaci di fede, che è la condizione della vita, che va, viene prima di noi e va oltre di noi. E l'unico modo di stare dentro la vita è indebolirsi, la deponenza di cui parlava Chiara, perché così puoi andare oltre la vita. Sapete, 2 mesi fa mia moglie è diventata nonna. Io l'accompagno in questo passaggio della vita, che capisco che è delicato, e quindi cerco di starle vicino. Poi un amico un po', diciamo, un po' poco simpatico mi dice, no, il problema in questi casi è che poi il nonno va letto con la nonna. E oggettivamente, diciamo così, ci sono dei problemi. Vabbè, insomma, a parte questo piccolo dettaglio. Però andando a vedere il nipotino suo, e come maschio l'ho dovuto ammettere, no? E dato che siamo molto diversi dalle generazioni precedenti, tu lì vedi una vita che comunque sia, l'arco di quella vita va oltre l'arco della mia vita. Questa è un'esperienza, naturalmente lo vedi concretamente nel figlio di tuo figlio, no? Questa cosa. E noi questa roba qui nella nostra cultura non ci deve stare, eh? Non c'è, c'è solo la nostra vita, per questo vi diciamo che viviamo nella stadia degli individui, certo, perché c'è solo la nostra vita, la nostra personale vita. Va bene, allora il movimento dell'affidamento, chi perde la sua vita la trova, cioè è la stessa cosa che quell'esperienza che facciamo quando per la prima volta andiamo in acqua, no? E ci abbiamo un momento in cui pensiamo che se facciamo quella cosa lì, in quell'ambiente lì moriamo, andiamo a fondo, no? Affoghiamo. Ecco, è quella roba lì. Cioè, la debolezza, la tua forza, è solo riconoscere che quello lì è quella lì. È una cosa semplice. Lo sanno tutti, lo sappiamo già, ma è una cosa semplice. Siamo trattenuti dalla nostra esistenza. E dato che la modernità ha messo molto peso sull'esistenza di ciascuno, anche giustamente, no? E noi diventiamo proprio come paralitici, siamo paralitici tutti, stiamo completamente disimparando a andare oltre la nostra esistenza, siamo dei fuori di testa, male tutti, guardate anche voi che venite a Romena, non pensate anch'io che parlo, cioè siamo dei fuori di testa, siamo una società di fuori di testa, perché quel movimento lì una volta era molto più semplice, era molto più semplice. Per noi questo, e noi costruiamo una società che va esattamente nella direzione opposta, in cui ti rafforzi nella tua esistenza individuale. Per cui siamo veramente disperati. Ecco, diciamo, e dato che non è che ce la possiamo raccontare tanto facile, perché sennò si fanno delle belle retoriche, magari un po' più così a Romena, un po' più carine, ma sempre retoriche restano. Allora la mia domanda conclusiva è: come si fa a fare, come ci si fa a spogliare da questa cosa? Perché capite che è veramente difficile, non è facile. Allora, io conosco 3 vie. La prima: i poveri sono già spogliati. Per questo io penso che nel Vangelo e Papa Francesco insiste tantissimo su questo, perché i poveri sono sempre un punto di libertà da qualunque ordine sociale.
sono già stati, hanno già perso la loro esistenza. Non è automatico, non è per nulla automatico, non sto dicendo che i poveri che hanno già perso la loro esistenza poi non siano rancorosi, molti poveri sono rancorosi, sia ben chiaro, non sto facendo la celebrazione del povero, che è una palla. Sto dicendo che la condizione di povertà è una delle vie per spogliarsi da questo peso eccessivo della nostra esistenza. E credo anche che questo sia uno dei significati di quanto c'è scritto nel Vangelo, che non si può entrare nel regno di Dio senza passare dalla povertà, non perché si è masochisti nuovamente, ma perché c'è bisogno di togliersi di mezzo questo peso eccessivo della nostra esistenza. La seconda via, quindi, per povertà, la seconda via è per grazia. Io ho conosciuto delle persone, poche, le ho sempre invidiate. Credo che dipendesse dal rapporto con la loro mamma. Ci sono alcune persone che non hanno questo senso della loro esistenza. Ci sono alcune persone che per grazia è come se riuscissero a attraversare questa soglia. Ci sono alcune persone, il sintomo, diciamo così, di questa capacità è la capacità, nel senso che diceva prima Chiara, che queste persone hanno di godere della bellezza. Io faccio fatica a godere della bellezza perché sono molto consapevole della mia esistenza. Chi gode della bellezza è capace di come attenuare questo confine che lo separa dalla realtà. E questa è la seconda via, è la via per grazia. E poi c'è la terza via, quella che abbiamo sentito anche ieri, no? Il trauma. Ti arriva addosso qualcosa che ti spezza la tua esistenza, ti sconvolge, diciamo così, non c'è più niente da perdere perché qualche cosa ti è caduto, e ti ha distrutto la vita, diciamo così. E in quella distruzione, come per la povertà, può venire solo rabbia, rancore, oppure può nascere una libertà completamente inedita, una liberazione dalle catene del proprio sé, della propria forza, diciamo così. È una capacità di fare quel movimento che prima non sapevi fare e che adesso impari a fare perché ormai hai già perso tutto, diciamo così. E allora puoi entrare in quella dinamica di cui si parla nel Vangelo, che chi perde la sua vita la trova non perché sei masochista, ma perché appunto il confine tra te e la realtà si è ridefinito. Queste sono le tre vie, la via della povertà, la via della grazia e la via del trauma. E poi ci siamo noi, diciamo così, no? Che ci arrabattiamo venendo ai convegni di Romena o parlando ai convegni di Romena o facendo delle cose, diciamo così, no? Ma il tema di queste giornate è un tema scandaloso, non si può dire, è un tema segreto, diciamo così. E bisogna aspettare che qualcuno ci accompagni oltre il confine tra la nostra esistenza e la realtà. Grazie. Grazie a Mauro e Chiara, io mi metto per solidarietà maschile, comprensione. Dei figli quanti sono le femmine? Due. Nazionale di rugby.
proprio pensando ai vostri figli, ma anche al vostro ruolo, che è comunque un ruolo sempre di immersione con le nuove generazioni. I vostri studenti sono il futuro, sono gli occhi di domani. Vi voglio girare due domande per concludere, fare un piccolo passaggio finale prima di fermarci. Due domande che mi hanno messo fortemente in difficoltà, quindi ve le giro a voi, volentieri. Sono stato recentemente a una scuola media dove hanno fatto un lavoro tutto l'anno leggendosi il libro Invisibile agli occhi, quello di Wolfgang, e quindi ragionando sulla storia di questo non vedente, delle difficoltà che ha avuto, del modo in cui le ha affrontate e superate. E alla fine tante domande sul libro, incuriositi da tutto questi ragazzini di 13 anni, e poi a un certo punto, diciamo, sono usciti dallo schema del libro e mi hanno fatto due domande che vi giro, una ciascuno. Cominciamo con Chiara. La domanda era questa. Ma te, Massimo, che sei stato così tanto vicino a Wolfgang, a questo suo modo di vivere, di pensare, poi nella tua vita questo, come ti ha cambiato? Sei cambiato te? Chiara, davanti ai belli incontri che fai, alle belle letture, alle belle testimonianze raccolte, se i tuoi figli ti domandassero, ma te, rispetto a questo, rispetto alle belle cose che hai sentito anche ieri, sei cambiata? Cambi? Come risponderesti a questa domanda? Allora, sicuramente i cambiamenti che vedo nella mia vita sono stati legati a qualcosa che ho incontrato. Anche le cose che ho scritto, le cose che ho pensato, le cose che insegno, sono sempre un dialogo tra ciò che ricevo e la risposta che mi viene da dare. Io non sono capace di mettermi davanti a un foglio bianco e scrivere qualcosa dal nulla. Io devo prima nutrirmi di altro, magari di qualcosa che non c'entra, appunto. Leggo tante poesie perché secondo me sono un modo più fresco di guardare la realtà e più libero, e così mi aiutano anche a rinnovare il mio sguardo, per esempio, qui. Oppure mi piace, non sono una esperta di arte, ma mi piace molto l'arte, soprattutto l'arte contemporanea, perché mi sembra che racconti in una maniera più vicina alla realtà quello che sta succedendo, e quindi mi lascio provocare, e allora come in un dialogo riesco a scrivere qualcosa. E così anche i cambiamenti che ci sono stati nella nostra vita, cioè io sono molto consapevole della mia debolezza e del fatto che da sola non vado da nessuna parte e non riesco, cioè non riuscirei nemmeno a portare a termine qualcosa. A me piace iniziare, ma faccio fatica poi a portare a termine. Quindi ho sposato un efficiente lombardo che mi aiuta in questo passaggio finale. Però ecco, io penso che i momenti di cambiamento, quindi di uscita da me stessa, di uscita da quell'immobilità che alla fine poi ti spegne, sono sempre stati legati a delle esperienze forti, a degli incontri. E così, visto che sono consapevole della mia debolezza, ho cercato di costruirmi un contesto che mi aiutasse continuamente a uscire da me stessa, quindi una famiglia numerosa che poi si è allargata, quindi una comunità che comunque ti provoca con le sue domande, le sue richieste, e mi costringe a fare quel movimento fuori da me che se no non mi verrebbe per niente spontaneo, come penso non venga spontaneo a nessuno, come Mauro stava dicendo prima. Quindi io credo che sia là ciò che è altro da noi che ci aiuta a tenere questo movimento, che è poi il movimento della vita, perché nel momento in cui noi siamo fermi siamo morti. Infatti quando ogni tanto diceva Mauro sono stanca ma mi vorrei riposare, dice: quando sarai nella bara ti riposerai tantissimo, sarai bella ferma e bella proprio riposata. E quindi finché sei vivi questo movimento, che però è difficile tirarlo fuori da sé, io non riesco a tirarlo fuori da me, e quindi mi espongo a quell'alterità che mi aiuta a fare questo passo. E per te, Mauro, la ricchezza anche di quello che abbiamo ascoltato in questi giorni, di quello che ricevi, se ti arriva faccia a faccia questa domanda, ma a te tutto questo ti ha cambiato, ti sta cambiando, sei migliorato? Che cosa ti ha cambiato e cosa ti cambia? No,
Un'altra domanda? No. So, questa è una domanda molto difficile. Ragazzi di 13 anni vanno dritti. No, allora provo a dire così, non so, appunto, come forse avrete intuito, diciamo, io sono maschio, diciamo, educato come maschio, essere forte, diciamo così, di quelli che non deve chiedere mai, cioè, proprio di quelli lì della pubblicità, diciamo, non dico della pubblicità, tra virgolette, diciamo, però la mia, la cultura, no, in cui sono stato educato è stata quella lì, non c'è dubbio, diciamo, no? Con tanto, poi sono stato educato nel mondo cattolico, quindi tante cose che mi dicevano delle altre, di fare delle, non, però dentro sempre una tensione tra le cose che sentivo, quello che ero, quello, diciamo, un casino, diciamo, no? Ecco, vabbè, com'è normale che sia, no? Ecco. Allora, diciamo, le cose che mi hanno cambiato appunto sono le cose che mi sono arrivate, che io non, fondamentalmente non volevo, cioè dovendo fare una specie di piccola confessione pubblica, molto molto piccola, cose che si possono dire tranquillamente senza perdere troppo la faccia, diciamo, no? A partire dai figli, io non volevo, io ho avuto tutti questi figli perché la Giaccardica presente, cioè lei c'ha il periodo dei 9 mesi in cui è incinta, il primo anno di vita in cui lei è, vive in una condizione per cui sono stato utilizzato per fare tanti figli, cioè, sia chiaro, cioè, è stato selezionato, diciamo così, cioè, però io tutte le volte, a partire dal primo, lei può testimoniare, cioè, noi abbiamo avuto tanti, 5 figli, ma 5 figli naturali, dico, ma ogni volta andavo in paranoia, cioè io ero il maschio, diceva, tra l'altro noi, scusate adesso, perché noi siamo diventati ricercatori universitari. Dici, come ha fatto a diventare ricercatore universitario da Giaccardi, ha avuto 5 figli? Perché lei lavorava con un professore dell'Opus Dei, caso rarissimo, per cui ogni volta che lei andava di professore, sono incinta, lui, ma brava Giaccardi! Quelli sono i casi della vita, diciamo così. Vabbè. Perché se no non sarebbe stato possibile. Cioè, al secondo figlio le avrebbero detto, Giaccardi, si metta d'accordo, fa figlio, lavora in università. Però, quindi c'è stato il trucco che è stato quello, ma insomma. Però a parte quello, invece noi siamo diventati ricercatori più o meno insieme, dopo 9 anni di matrimonio avevamo 3 figli, no? Adesso per metterla giù un po' dura. Io ogni volta andavo in paranoia, cioè, ogni volta che lei rimaneva incinta, dicevo, porca cane. Cioè, quindi, allora la risposta è, cioè, che a me hanno, cioè, io sono stato, diciamo, poi altre cose nella vita, cioè, io sono stato bombardato. Cioè, fondamentalmente mi sento un bombardato. E questo un po' per volta, con anche delle resistenze, perché parte di me ancora resistono, come è normale che sia, cioè, essendo stato bombardato, a un certo punto pam pam pam, cioè qualcosa è andato giù, e progressivamente questo mi ha, quindi sono un, diciamo, un sopravvissuto, ma da questo punto di vista, per fortuna. Grazie. Un'altra domanda per concludere, eri già pronto ad andartene oppure ti puoi trattenere ancora qualche e niente, questi ragazzini, sempre nell'ambito di questa conversazione sul libro, hanno cominciato a un certo punto a farmi una serie di domande sulla felicità, che sembravano minimamente fossero oggetto di quello di cui stavamo parlando. Poi ci ho un po' riflettuto dopo e ho pensato che probabilmente parlare di una persona che alla loro età fa i conti con un limite così grave come quello di non vedere più, metteva un po' in subbuglio il loro pensiero, per cui a 13 anni, nell'alone protettivo della propria famiglia, pensi che la felicità esista e che nessuno te la possa toccare. Noi ieri abbiamo avuto delle lezioni educative importantissime, sia da Wolfgang che da Anna, che hanno detto che, insomma, quanto è importante invece consentire ai ragazzi di esporsi alla vita. Una cosa che Wolfgang mi ha raccontato è che, immaginate, una mamma e un babbo che avevano 5 figli, di cui 3 erano destinati a diventare ciechi e lo stavano diventando, a un certo punto la mamma gli ha regalato, siccome aveva la passione della montagna, gli ha regalato una corda per andare a fare le scalate in montagna. Come dire, vai, non ti impedisco di andare, ti do una corda perché
almeno tu possa farlo in sicurezza. Ecco, rispetto a questo noi genitori siamo abbastanza fallimentari oggi, no? Vorremmo appunto che i nostri figli non facessero i conti con le loro debolezze, con le loro fragilità. Vorrei da parte vostra, in tutti questi ruoli, genitori, educatori, pedagogisti, insegnanti, provare a dirci un pensiero su questo, su come la nostra società vada proprio in un'altra direzione, invece molto protettiva, e come fare un passo invece in quella direzione, di lasciare ai nostri figli la libertà anche di accorgersi che ci sono debolezze da affrontare. No, rispondo dopo così tu concludi. No, questa è una cosa, ti ringrazio di questa domanda perché è una cosa che c'entra molto con un'altra prospettiva sul convegno. Noi appunto abbiamo avuto tanti figli che sono arrivati, diciamo, nonostante le nostre volontà, per fortuna, e adesso sono grandi e allora questa cosa si vede, no? La tua debolezza e la tua forza. Beh, un genitore, al di là delle cose che possono essere drammatiche, come quelle che abbiamo sentito anche ieri, dolorose o storie di Wolfgang, ma chiunque ha un figlio che diventa grande, come genitore si rende conto di diventare debole. Cioè bisogna diventare deboli, fino a sparire, se possibile. E allora si capisce che in una società che perde questo senso del vuoto, cioè del mistero, diventa impossibile questa cosa. Perché tu tolleri solo questa cosa se c'è uno spazio in cui tu puoi pregare, e lo diciamo spesso andando in giro, l'unica cosa che noi possiamo fare rispetto alla nostra vita, alla vita dei nostri figli, a questo punto è pregare. Riconoscere la tua precarietà come genitore, il fatto che tu non ci arrivi, non puoi arrivare da nessuna parte, che la vita è un'altra cosa, che i figli poi avendone diversi, uno prende una strada, l'altra fa un incontro, un altro incontro, cioè cosa fai? E l'unico modo, diciamo così, è prendere atto di questa debolezza costitutiva dell'essere genitore che deve perdere il controllo perché la vita possa passare, e questo è molto faticoso. E nella nostra società, per le ragioni che abbiamo detto anche prima, questo non viene assolutamente detto e non c'è neanche lo spazio, appunto, che è lo spazio della preghiera, perché lo spazio della preghiera, capito, che è uno spazio che ti consente di guardare questo vuoto, in questo caso sulla vita del figlio. Se tu non hai quello spazio lì, picchi la testa contro il muro, oppure, cioè, c'hai tutti i trucchi per cercare di controllare il figlio, oppure dall'altra parte te ne freghi, tiri giù la saracinesca e dici faccia quel che vuole. E questo è drammatico, no? Anche questo ci fa capire come, cioè, noi viviamo una società che è tossica, ha degli elementi, abbiamo ottenuto dei risultati straordinari dal punto di vista del benessere, dell'efficienza, no? Ma ha degli elementi di tossicità enormi. Ecco, diciamo, questa è la cosa su cui stiamo riflettendo in questi anni, cioè imparare a cambiare anche la propria posizione. Io ho detto anche ai miei figli, l'ho detto, ma lo dico perché, cioè, io posso domani mattina naturalmente essere in un altro mondo, ma statisticamente campo fino a 80 anni, no? E, cioè, io c'ho un problema con i miei figli, io c'ho bisogno di sparire dalla vita dei miei figli, capite? Cioè, a un certo punto ho bisogno di tirarmi via. Cioè, com'è che mi tiro via dalla vita dei miei figli? È un bel problema, ve lo pongo anche a voi, eh? Sì, va bene, gli si dà una mano, i nipotini, va bene, adesso l'aspetto tecnico gli si pagherà, con la pensione gli si pagherà un pezzo di babysitter, adesso voglio dire, troviamo un altro sistema, no? Cioè, però bisogna anche tirarsi via dalla vita dei figli, eh? Cioè, bisogna... Cioè, una volta ci pensava la madre natura, adesso campiamo tutti fino a 90 anni, è un problema. Allora, io sarò meno apocalittica, così. Due cose volevo dire. La prima è la parola felice, perché noi pensiamo che felice sia chi ha quello che desidera, quindi ancora in termini di avere.
E invece la radice della parola felice è la stessa della parola fecondo. E io credo, e anche su questo stiamo lavorando, stiamo cercando anche di aiutare i nostri figli a comprendere questa cosa, che la felicità non è per quello che puoi ottenere, ma è che per quello che puoi far esistere, mettere al mondo. Una delle mie filosofe preferite, Hannah Arendt, diceva che noi siamo nati per incominciare e che questa è la libertà, non prendere, non avere 2000 possibilità di scelta e poterne prendere qualcuna, ma poter far esistere ciò che non c'era, poter inventare una cosa nuova. Ciascuno di noi è fragile ma è anche insostituibile, e come questo pezzettino lo posso mettere? Quindi stiamo anche lavorando sull'idea di libertà come contribuzione anziché come, diciamo, acquisizione, non so, di diritti, eccetera. E quindi la felicità va anche un po' ripensata, perché noi pensiamo, siamo qui maschio e femmina, siamo qui Albano e Romina, potremmo cantare alla felicità un bicchiere di vino con un panino, ma sono tutte cose. Invece non è questa la felicità. La felicità è cosa posso mettere di mio nel mondo che prima non c'era. E questa è una sfida bella, una sfida creativa, e questo è il desiderio che sarebbe bello riuscire a passare ai nostri figli. Come tu e solo tu puoi contribuire al mondo in un modo che altri non potrebbero, no? E questo non è semplice. Però quando penso felice io penso fecondo e penso a questa capacità di mettere al mondo. E poi l'altra cosa, quella che diceva Mauro, che è un po' l'idea della parabola del figlio del prodigo, e per le donne è l'idea di departorire i figli. Io mi ricordo, appunto, Mauro mi prende in giro, che nel primo anno di vita sono la madre perfetta e sono anche la madre in estasi, perché in quel momento lì sei solo lì, certo. Beh, già qualcosa, perché è veramente tu sei ostaggio del bambino, dei suoi ritmi, non dormi, eccetera, però sai che tutto quello di cui quell'essere umano ha bisogno glielo puoi dare tu. Cioè è un sentimento che non si prova più nella vita, cioè il fatto di poter essere tutto per qualcuno, cioè che non ha bisogno di altro che di te. C'è anche una dimensione, diciamo, anche un po' di onnipotenza femminile che, come dire, difficilmente poi si prova in altre circostanze, quindi c'è anche lì tutta l'ambivalenza. E quindi la difficoltà per le madri di departorire i figli, cioè di tagliarlo sto cordone a un certo punto, perché se tu non lo tagli, e ci sono anche tante vicende, anche molto vicine, di madri iperprotettive, iper di qua e di là, che alla fine non fanno nascere veramente il figlio, lo soffocano in questo amore avvolgente, ecco. Quindi questo è un problema femminile. E il problema maschile invece è quello di, appunto, che secondo me trova una risposta narrativa, simbolica, potente nella parabola del padre misericordioso, che è veramente un compito, come dire, un esempio molto difficile da seguire, perché non soltanto il padre dice al figlio vai, sapendo benissimo che il figlio si andrà a schiantare, e questa è una cosa che per un genitore è molto, cioè ne vorremmo evitare che i nostri figli si facessero male, si esponessero, ma gli dà anche la sua parte di eredità, cioè non soltanto dice vabbè se vuoi andare vai, ma gli dà anche la sua parte di eredità, quindi, come dire, lo mette in condizioni, cioè tutto quello che può fare lo fa non essendo d'accordo su quello che il figlio va a fare, cioè è una cosa veramente. E nello stesso tempo non si limita a dire ok, allora vai per la tua strada, cioè sta sulla porta e lo aspetta con le braccia aperte pregando, cioè questo è il movimento difficilissimo di grande precarietà, che Mauro di solito lo dice lui, stavolta lo dico io, precarietà e preghiera hanno la stessa radice, se tu non sai di essere precario non hai nessun bisogno di pregare, quindi stare sulla soglia con le braccia aperte sperando e pregando che questo figlio non si schianti, non si faccia troppo male, alla fine capisca qual era la tua vera eredità e quindi ritorni non come figlio ma come fratello in qualche modo, come adulto con cui tu puoi riabbracciarti e rivivere un rapporto nuovo, ecco, questo è il compito difficilissimo dei genitori, che tutti noi preghiamo di poter riuscire a, così, in qualche modo a realizzare. Grazie. Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, grazie.